senso comunale! Buonasera Napoli! Fatevi sentire quanto siete belli, Maronna, voglio. Bellissimo. Buonasera! Siete più di 4.000 persone. Sono molto emozionato perché questa, possiamo dire, la piazza più importante di Napoli. Io sono veramente orgoglioso, emozionato. La piazza più importante, senza offesa per le altre piazze, perché comunque le stesse in buoni rapporti pure con Carlo III, cioè ci passo. Quindi io ringrazio per la fiducia Lello Arena, il direttore artistico, a cui fare subito un grande applauso. Lo ringrazio di cuore. L'ingresso è gratuito, se avete dato soldi a qualcuno vanno fatte. Però tu arrivi qua, la macchina che fai la butti? No, devi pagare il parcheggio, paghi il parcheggio e metti da qualche parte. Poi sei a Napoli, non te la mangi una pizza, la famiglia, quattro persone, compri quattro pizze, metti là a tavola, dopo la pizza, caffè, passeggiata sul lungomare, non te lo compri un gelato, arrivate qua, noi abbiamo fatto un calcolo, ognuno di voi ha speso mediamente 21,75 euro. Se la pizza era gourmet con la granella di pistacchio, 238 euro. Quindi grazie per essere qua, il primo applauso ve lo fate da soli. Grazie. Pure perché oggi, ragazzi, è il 16 di agosto, cioè il giorno dopo Ferragosto, e io vi dico la verità, quando mi hanno detto la data, il 16 di agosto, esibisci tu, ho detto grazie, però ho pensato, ho detto, ma non è che, cioè, di questi tempi, diciamoci la verità, uno ci avrebbe pure voglia, dopo un anno in città, di lavoro, di andare in qualche posto esotico, non so, Sharm el Sheikh, Fuerteventura, Lago Patria. Non è che stanno tutti quanti in vacanza. Poi mi sono ricordato che comunque le persone che mi seguono a Napoli, bene o male, o comunque le persone che conosco e frequento, hanno tutti quanti un altissimo entusiasmo ma un bassissimo ISEE. E quindi eccoci qua, non so adesso quanti napoletani ci sono, per alzata di mano, quanti napoletani? Mamma mia, io. Vedere tutti questi napoletani insieme nello stesso posto il 16 di agosto sembra di stare in Calabria. Hanno chiamato i calabresi, ci stanno 5.000 napoletani in meno, come cazzo è possibile? Così, parlando in napoletano. Quanti turisti invece? Visto su chi la mia da granelle pistacchio in coppa pizza. Benvenuti anche a voi, fatevi un applauso. Allora, entriamo nel vivo di questa serata perché, come vedete, non sono da solo sul palco, non tenete l'allucinazione, cioè veramente ci sono altre persone. Cioè, innanzitutto questa fantastica band, fatevi un applauso. Lo sono la band mia, quindi ho trovato un nome, sono gli Assessuoni Comunale. Se la stronzata la dico subito. E qui arriviamo a loro due che vedete vestiti in giacca e cravatta il 16 di agosto, già solo per questo meritano la mia stima. Davide DDL, Carlo Amleto. Buonasera. Buonasera. Qui su questo palco. Davide è un consigliere comunale, non nel senso che lavora per il comune. Magari. Ma perché dà consigli a me, quindi se è un'altra che ce la giochiamo subito. No, il mio ruolo è molto chiaro. Così, esatto, cioè lui ha un protocollo proprio di... Tengo tutte le regole per fare un grande spettacolo a Piazza del Plebiscito. Vai, prima regola. Prima regola per fare un grande spettacolo a Piazza del Plebiscito. Vai. Sei Gigi D'Alessio? No. Scendi. Perché? No, Carlo, tu non dici niente. Scendi. Perché devo scendere? Ecco, allora, Carlo è un altro elemento importantissimo, che oltre da protocollo di Davide risulta che oltre alla comicità, cioè alla musica, per fare un bello spettacolo serve anche l'informazione, e infatti Carlo è un giornalista. Sì, sì, confermo, abbiamo una notizia dalla redazione, sì. Ottime notizie per l'Italia, stop a malcontento, crisi e povertà, finalmente una buona notizia che risolverà una volta per tutte malcontento, crisi e povertà, ma mi dicono dalla regia che la buona notizia sul malcontento, crisi e povertà è stata appena smentita, quindi niente, si continua con malcontento, crisi e povertà. Io ci avevo creduto, mi è dispiaciuto. Cosa sta succedendo in diretta? Cosa ci dicono gli esperti, esperti? E quanti sono coinvolti, coinvolti? E quanto ancora noi dobbiamo aspettare per sapere cosa vai, sta succedendo in diretta, diretta? Cosa ci dicono gli esperti, esperti? E quanti sono coinvolti, coinvolti? Ma soprattutto che vuole il PD in piedi, PD in piedi, in piedi, in piedi, in piedi, il PD di schiera a destra, vai dal PD di schiera a destra, speculare, e il movimento è sexy, lasciati andare, il movimento è sexy, esatto, insieme, giovani indietro, tra la Nato, scavalca, scavalca, c'è tensione con la Russia, le donne, fatti desiderare, cosa sta succedendo in diretta, cosa ci dicono gli esperti, e quanti sono coinvolti? E quanto ancora noi dobbiamo aspettare per sapere che queste sono le ultime notizie. Noi ci risentiamo per il prossimo aggiornamento. Da TG Gel è tutto, grazie e una buona serata. E là, c'è la droga.
Entusiasmo immotivato. Tu oggi, se vuoi fare il comico, devi essere politicamente corretto. Non so se avete sentito. Spieghiamo cos'è il politicamente corretto. Il politicamente corretto è oggi, se fai il comico, non puoi fare battute particolarmente offensive o usare un linguaggio ritenuto discriminatorio verso categorie oppresse. E questa è una cosa giusta. Giusto. Oggi non ci esprimiamo solo con le parole, no? Mi sento mo, quindi devi starti attento perché usiamo i cellulari. Quando mandiamo un messaggio col cellulare, noi oltre le parole cosa inseriamo? Vabbè, le emoji. Le emoji. Per i vecchi, le faccine, le faccine. Sono le faccine. No, e oggi le faccine sono state cambiate per adeguarsi alle regole del politicamente corretto. Te le ricordi all'inizio tutte quante gialle sì, perché sì, l'etnia sì. Dominante si sa sui Simpson, ma le hanno cambiate per adattarsi ed essere più inclusive. Noi qui abbiamo degli esempi di emoji inclusive. Questa emoji molto semplice, no? Donna incinta bianca. Bianca. Certo, sì. Poi hanno inserito per includere il politicamente corretto, e mi sembra giusto, donna incinta nera. Adesso calma, il momento che ha creato più scalpore di tutti. Questo è uomo incinto. No, questo è zio Gennaro dopo il cenone di Natale. E dobbiamo fare l'inclusione. Facimmelo. E mettiamo pure zio Gennaro. Io penso che siamo responsabili dell'immagine che diamo. Questa è un'osservazione, è una critica. Per esempio, qualche anno fa Gomorra è stata una serie molto grande, ben fatta, perché è molto bella. Avete visto Gomorra? Magari all'omertà Ragamorra. Conoscete, avete visto? Ah, maestro, possiamo rievocare le atmosfere, visto che vi ho confuso? Cominciamo su cagando su. Basta così, partono proiettili. Quest'anno invece ha avuto grande successo un'altra serie, Mare Fuori. Avete visto Mare Fuori? Ah, maestro. Basta ragazzi, se no chiedono la SIAE, ci stanno sotto. Ora, poi il Napoli ha pure vinto lo scudetto, però quello ce lo siamo tenuti per noi. Senti le camagliette. Dico solo che siamo noi. Siamo noi. Siamo noi, siamo noi. I campioni dell'Italia siamo noi. Dicevo, meno male che è successo a noi che sappiamo gestire l'entusiasmo. Volevo raccontare questa storiella che alla fine ha una morale. Allora, se si potesse avere un accompagnamento musicale drammatico per il pathos. Grazie Napoli! Vincenzo!